Il Campobasso per staccare definitivamente il notaresco e mettere una seria ipoteca al torneo. Il Vasto Girardi per confermare le buone sensazioni mostrate nell'ultimo turno casalingo opposto alla Vastese. Nel rossoblù Vittorio Esposito è relegato in tribuna, attacco affidato al terzetto Cogliatti, Rossetti, Vitali. Nei locali in completo bianco, seconda assenza consecutiva per Bomber Mercai in panchina. Per Fioretti l'arbitro designato è Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo. Prima del fischio d'avvio un minuto di silenzio per ricordare l'ex difensore della nazionale Tarcisio Burnic, venuto a mancare a 82 anni. La capolista imprime subito un ritmo molto elevato alla contesa, tanto per chiarire le intenzioni bellicose. I locali hanno un atteggiamento più guardingo. Bontà servito nella prateria di destra. Il Vasto Girardi è sguarnito ma è salvato dalla posizione di fuorigioco. L'11 di Prosperi non sta a guardare. Guida a sinistra serve a centro. Salatino molla e fuori misura il mancino. I lupi spingono all'indietro i padroni di casa. Sui cross dalle fasce svetta in difesa Ruggeri. Al 32esimo la sblocca quasi improvvisamente Vitali. L'esterno si accentra e lasciato incustodito, scarica un sinistro a fil di palo. Guerra si distende ma è trafitto all'angolino. Per Pablo Vitali è il sesto sigillo in campionato. Pennellata da sinistra di Candelori, sponda aerea di Bontà che reclama la massima punizione in area per un possibile contatto con il braccio di Raucci. La partita prosegue. Cogliati, Rossetti, Cogliati, Guerra si ritrova il cuoio tra le braccia, opportunità sciupata dall'attaccante milanese. Rossetti spadroneggia nel finale sulla corsia di sinistra, salta Ruggeri e invita al tiro il compagno di reparto Cogliati. Trama d'applausi ma pallone alle stelle. Il fischietto Bozzetto manda tutti negli spogliatoi, capolista in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti. Riparte alla grande la formazione ospite sull'asse Rossetti-Cogliati. Guerra in uscita è superato dai rossoblù, ma Bontà in corsa non trova la porta. Il Vasto Girardi perde palla al limite dell'area avversaria. Il terzetto difensivo rimane senza protezione. Il contropiede avversario è tanto veloce quanto letale. Cogliati lo finalizza come meglio non potrebbe al Ditella, Campobasso 2, Vasto Girardi 0 dopo meno di 8 minuti. Mister Prosperi richiama Fioretti e si gioca la carta Mercai. Candellori è una furia in mediana, scarica per Cogliati alla sua sinistra. Questa volta è centravanti, ostacolato da Guerra, manca il tris di un soffio. Il tecnico ospite Antognozzi, che sostituisce lo squalificato Cudini, inserisce forze fresche. Tengorang per Ladu. Bontà, sì, sistema in mezzo al campo. Si rivedono i locali a metà tempo, strappo di Guida fino al fondo. Mercai si alza di testa, si oppone Racichini in qualche modo. Azione prolungata degli altomolisani, Mele trova la verticalizzazione per Mercai che si gira bene ma non c'entra la porta. Il Campobasso gestisce tempi di gioco e risorse fisiche, non ha più necessità di affondare. Ancora Mercai al 35esimo si svincola in area dai suoi angeli custodi, pennellata per Guida che svirgola ad ottima posizione. Riparte di slancio Cogliati nella metà campo di casa, palla a Rossetti che sterza ma trova i guantoni di Guerra che sistema la palla in angolo. È l'ultima emozione di una partita che i rossoblù hanno ampiamente meritato. La Lega Pro è sempre più vicina, 8 le lunghezze sul notaresco, sul campo del Ditella. È festa per il Campobasso.